Bentornati e bentornate di nuovo a tutti i nostri teleradio ascoltatori. Domenica 15 gennaio insieme a noi su Liberi Dentro du Radio e TV, il programma di informazione e approfondimento che fa da ponte tra carcere e città. Qui con voi ci siamo io, che sono Caterina, alla conduzione con Diana. Ciao Diana. Ciao, ciao a tutti. E Antonella, che ci rivedrai tra pochissimo per parlare di una cosa che non anticipo adesso, vero? Senz'altro, ci vediamo dopo. Aspetto che tu mi passi la parola, Kate. Assolutamente. Allora, Diana, parliamo di scuola in carcere, perché la nostra cronaca carceraria non può che avere come protagonista proprio il carcere stesso, ma anche le attività rieducative, formative e trattamentali, come per esempio proprio l'istruzione. Raccontaci cosa succede a Ferrara. Esatto, abbiamo parlato molto anche di carceri minorili in questi giorni, dove la scuola è fondamentale, ma è fondamentale per tutto il mondo carcere. In questo caso a Ferrara è stata raccontata la scuola che entra presso l'Istituto Penitenziario di Ferrara nel documentario La scuola come scelta di Alejandro Ventura, che ha raccontato l'esperienza dell'Istituto Vergani Navarra che entra all'interno appunto del carcere. Ne ha parlato in un'intervista Marzia Marchi all'interno del magazine ferrarese Filo Magazine. Ha parlato appunto del documentario per raccontare l'insegnamento dentro al carcere di Ferrara e dell'importanza della scuola come modo per dare diritto di parola alle persone che stanno una pena o stanno attendendo un giudizio. Quindi sono insegnanti del Centro per l'Istruzione degli Adulti, cosiddetto CPA, e sono insegnanti quelli della scuola che, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, che esercitano la loro funzione, ecco, di ruolo di insegnanti anche nelle scuole primarie o secondarie, e decidono se vogliono anche di esercitarlo in carcere. Non è così, ma racconta, ecco, il documentario. Esatto, il documentario racconta proprio il progetto formativo all'interno del carcere di Ferrara, che viene gestito, come hai detto benissimo tu, proprio dal CPA ormai da diversi anni, e la referente del CPA e la referente del progetto dal quale poi è nato questo documentario ha raccontato come vengono gestite le cose rispetto al percorso formativo che fanno le persone detenute in carcere. Ha raccontato che si parte da un percorso di scuola primaria e fino ad arrivare a tutto il ciclo della scuola dell'obbligo e quindi fino al primo biennio delle superiori. Questo è il pezzo che è gestito proprio dal CPA e poi ultimo triennio delle scuole superiori c'è anche l'istituto professionale e quindi entra l'istituto Vergani, di cui appunto anche si parla all'interno del documentario. E in questo modo c'è anche una continuità di studio, di percorso formativo, e il CPA diciamo che fa un po' da gestore di questo processo. Mi piace questo verbo che hai usato, la parola entrare, perché il personale entra in carcere, quindi tutto questo fa capire che c'è una comunità esterna che entra negli istituti di pena, ma quante persone frequentano la scuola e quanto personale esterno è coinvolto? In questo momento le persone coinvolte sono circa una ventina e ci sono 12 docenti coinvolti. Hai detto bene, Caterina, si entra all'interno del carcere e abbiamo già parlato anche dell'importanza in alcuni contesti anche della possibilità di poter estendere e fare uscire le persone detenute dal carcere, ed è fondamentale secondo me. Comunque a Ferrara e nel documentario viene raccontato così. Quindi nello specifico che percorso c'è dalla scuola primaria che frequentano i detenuti fino ad arrivare ai percorsi di scuola superiore? Diciamo che il percorso di scuola primaria in realtà si è trasformato in un corso di alfabetizzazione, quindi di scuola di italiano, poiché molti detenuti non conoscono la lingua, fino poi ad arrivare anche a una preparazione più professionale. Infatti esiste il corso per barbieri, per meccanici, e vengono svolti in questo caso in parte all'interno e per fortuna in parte anche all'esterno, ed è importante per preparare le persone una volta uscite.
Ecco, sappiamo che anche dalle tante esperienze che ci vengono dirette dal carcere d'Ozza di Bologna che non è facile continuare continuativamente un percorso di studio in carcere. Che cosa racconta Marzia Marchi rispetto all'esperienza di Ferrara? Marzia Marchi racconta che all'interno del carcere di Ferrara ci sono tante persone che sono in attesa di giudizio e che c'è una estrema variabilità di studenti. Ci sono persone che entrano, iniziano il percorso, poi devono sospenderlo o concluderlo perché appunto sono state assolte o hanno concluso la loro pena. Ma capita anche purtroppo di ritrovarle negli anni e vista la recidiva. Infatti, Marzia Marchi ricorda anche la percentuale triste di recidiva che è al 70% in Italia e denuncia il fatto che anche il percorso formativo ha una responsabilità per quanto riguarda questa questione. Da ultimo, qual è la difficoltà maggiore quindi per l'istituto CPA per la gestione, ecco, burocratica del percorso formativo dei detenuti in carcere? Marzia Marchi parla della difficoltà di coordinamento, poiché racconta che le ore per il percorso formativo sono veramente poche e inoltre ci sono anche delle altre attività che si sovrappongono all'attività di formazione. Ci sono detenuti che magari piuttosto che scegliere di fare scuola, loro malgrado scelgono l'attività di ginnastica anche per una questione di bisogno di movimento, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. Grazie Diana e passiamo adesso al servizio sorpresa perché lo devo chiamare per forza così, vero Antonella? Eh sì, Caterina, perché in realtà noi facciamo qualche passo indietro tornando alla notte di Capodanno e ritorniamo nelle piazze, ritorniamo al 31 dicembre, a questo rito collettivo che dopo la pandemia, ma quella seria, quella con la P maiuscola, è ritornato prepotente per riaffermare il desiderio che abbiamo tutti di ritrovarci insieme, ad abbandonare il vecchio che magari neanche ci era piaciuto ed accogliere il nuovo, evocando un futuro migliore che speriamo diventi realtà. E proprio in questo contesto, Caterina, il Capodanno in Piazza Maggiore. E non so se tu ci sia stato, tutti quelli che hanno avuto la fortuna di andarci, è stato punteggiato dalle parole di Alessandro Bergonzoni, che è stato protagonista alle 23 in punto della prima edizione del discorso d'artista voluto dal Comune di Bologna. Il titolo è Udendo, discorso per sola voce, sospesa a sorpresa. Poco prima, alle 22, c'è stato anche il DJ set al femminile con Laura Gramuglia che ha intrattenuto la piazza e poi il tradizionale rogo del vecchione, quello dell'anno passato non bruciato, vecchio come una torre, su progetto del collettivo Parasite 2.0. Certo, se dovessimo proprio dire quale sia la peculiarità del discorso di Bergonzoni, sicuramente è la sua diffusione capillare. Non solo in città e in tutte le piazze dove la sua voce è risuonata per una decina di minuti, ma anche all'interno di luoghi di cura, di cultura, di reclusione, spazi di comunità, tra cui l'ASL di Bologna, la Casa Circondariale d'Ozza, Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Radio Immaginaria, Consorzio Blu Cooperativa Sociale, Residenza Anziani Villa dei Ciliegi di Valsamoggia, Istituto Case di Riposo Sant'Anna e Santa Caterina, Casa di Riposo Lida Borrelli per artisti e operatori dello spettacolo. Quindi un discorso proprio per tutti, anche per chi è ristretto, per chi si sente abbandonato, solo, reietto, isolato. Un discorso che Bergonzoni ha voluto fare solo attraverso la voce. Che tra l'altro, se ci pensiamo su, ha una sua melodia così armonica. E anche le parole diventano libere, sempre se ci pensiamo un po' su, quando attraverso l'etere ci passano dentro senza filtro, senza il filtro di quello che guardiamo con gli occhi e che ci limita in spazio, forme e colori ben precisi. Quindi, che dire, anche noi abbiamo appoggiato la modalità di comunicazione di Alessandro Bergonzoni. Artista poliedrico a tutto tondo, dalla comicità tagliente, che legge il presente e prova a disegnarci il futuro. Dopo la performance che fece 5 anni fa durante la Notte Bianca di Art City, con una sirena antiaerea che invitava a ricordare certi suoni, l'idea di Bergonzoni, a suo stesso dire, è stata una scelta vocale che arrivasse nelle strade della città e in ogni luogo, decisa
come sempre insieme all'inseparabile Riccardo Rodolfi. E questo è il motivo anche per cui abbiamo deciso di passare in TV e in radio e vi ricordiamo in questo momento che siamo sempre su Icaro TV canale 18, Lepida in streaming on demand e Radio Città Fuggico. Dicevo, abbiamo deciso solo di passare la sua voce, accompagnata per chi è davanti allo schermo, dalle sue parole in sovrimpressione. Godetevelo tutto e magari, come ci suggerisce, provate a chiudere gli occhi per qualche momento per sentire il potere delle parole. Sia che siate per strada, magari seduti da qualche parte, altrimenti è pericoloso, in carcere, in ospedale, sul divano. Ascoltate questo piccolo rito collettivo che ci unisce, perché, come scoprirete dalle sue parole, siamo tutti collegati. Chiudete gli occhi, ovunque voi siate. Questa è la notte dell'esperimento invisibile. Voglio irradiare una scultura della voce nell'aria e farla arrivare tra le vie biliari e strabiliari della città, i suoi portici fino ai padiglioni auricolari della fiera fierezza di tutti i cittadini. Cittadini di cielo, angeli, di mare, migranti, di terra, che la vogliono salvare, non avvelenare. A Bologna, oltre il vecchione, facciamo entrare un cavallo di gioia e nessun cavallo di battaglia o di razza. Non esistono razze e smettano le battaglie. Proviamo a correre di più se vogliamo raggiungere l'orgasmo della perfezione. Ho sempre amato andare nelle piazze, compreso Piazza Maggiore, per manifestazioni, sit-in con l'ONG, per tutti i regeni, gli zacchi e le migliaia di martiri di coscienza, per non dimenticare nessun attentato, per festeggiare le vite, per sentirmi nelle piazze del mondo e in ogni piazza interiore. E anche e soprattutto nelle piazze minori, che sono tutte comunque maggiori, come il carcere, cordone ombelicale che non si può tagliare da noi essendo in noi. Proviamo così, a occhi chiusi, a sentire quei silenzi là dentro, silenzi di un altro anno che passa, nel tempo sprecato e inutile come è ogni galera, privata del braccio dell'amore. O nelle RSA, che significa letteralmente resistono se amati, RSA. O negli ospedali dove sta chi sta male, non può uscire, però uscirà. Ma solo con cura e vera sanità se qualcuno ancora non la taglierà. Il discorso di stanotte è anche per il solo fatto di non dividerci, ma di viverci. Dividi e t'impera? No, unisci e impara. È un discorso alla nazione? No. Alla regione? Forse. Alla ragione, non quella che crediamo di avere. È finita l'era della ragione e del torto, cominci quella del ragionamento. È un discorso alle persone che fanno la nazione, perché non ci sarebbe nazione se non ci fossero persone. E soprattutto discorso alla nozione, nozione di persona, di natura, di genere, di fedi, non di malattia religiosa, di piacere, di diritto, di bene, di arte, di beltà, di carne, di guarnigione, di guarigione, di sesso, non femminicidio, di anima, mistero, festa, universo, perdono, gioco, sensi, mai unici, poetica, sono solo alcune delle 2023 nozioni, fino al sacro e profano. Energia altra, non solo gas o petrolio, ma luce, per toccare sempre i fili dell'alta attenzione. Tenete ancora chiusi gli occhi, ma lasciate aperti gli stupori della pelle, per favore. Per stanotte più orecchie, meno occhi, più pensiero che immagini, più immaginazione, più trasmissione di onde e frequenza, meno televisive onde e frequenza. Per non guardare soltanto, ma avere le visioni, come una specie di allucinazione acustica, come un'allucinazione unita, le allucinazioni unite, un insieme di stati che dovrebbero vedere oltre. È un discorso di fine d'anno, basta danni, fine dei danni. M'auguro, v'auguro,
Allora, doppio sole per tutti stasera. Luna piena, ma non di sé. Siamo uccelli e saremo quello che vogliamo, tra un ramo di pazzia e l'altro. Non avremo più paura di volere. Non saremo più un popolo sotto dettatura. Non avremo più un debole per i forti. Armeremo solo il cemento e saremo amati fino ai denti, facendo il punto sullo stato dell'arte. Non solo quella museale o professionale, ma quella creante, esistenziale e spirituale. Un punto nodale che slacceremo fino al punto di non ritorno, che comunque aspetteremo, fino al punto cieco che accompagneremo ovunque e al punto morto che vedremo di far resuscitare e risvegliare. Per resuscitare ilarità, stupore, clamore, ardore, odore, calore, sentite il colore dell'odore, tenete ancora gli occhi chiusi. Non sentite anche voi un cambio di dimensione, un salto quantico, magari per raccontare alla politica che noi stiamo cercando anime nuove, non nuovi leader. Temo molto gli andati al potere, ma soprattutto i completamente andati. Mancano eletti, non i votati, più elevati, esseri superiori che prendano lezioni di incanto. Non che se la cantino, perché adesso ci hanno proprio corrotto le scatole craniche. Ci sentite o no? Per non dire ancora come siamo ridotti. E ridursi solo sempre a ripetere ogni eccidio, ogni morte sospetta, ogni errore di diagnosi, ogni suicidio o per disgrazia ricevuta, sentite condoglianze. Stanotte sono qui a chiedere, sentite vicinanze, sentite somiglianze, sentite convivenze, incandescenze, sentite coscienze. Non ci bastano solo le scienze. Sentite qualcosa o dobbiamo estinguerci per essere costretti a cambiare? Non aprite ancora gli occhi, aspettate. Come va nella piazza interiore? Allora, niente più auguri, non sono duraturi. Al massimo santi scongiuri, poi cambiamenti subito, non futuri. Scongiuriamo la paura del diverso, dello straniero, giallo-nero, la paura del povero che affamiamo e pare anche odiamo, cominciando a dare fino all'aldilà, al di là anche della patria italiana che non esiste, perché ormai è patria tutta la terra, cominciando a cucire le ferite, perché noi non siamo filo putiniani, filo americani, ma filo per unire lembi degli squarci creati per poter invadere, difendere, dominare e torturare. Scongiuriamo chi dà corda a certi stati per impuro interesse e sa che con quella corda impiccano chi chiede libertà di essere. Quegli appesi pendono e dipendono anche da noi. Allora meno colpi di testa o di cannone, più colpi di genio, meno cronaca rosa, meno morti bianche e lavoro nero. Siamo una repubblica fondata sui capolavori, è vero, ma fondata sul lavoro. Siamo fatti per farci sentire. Sentite? Non è stupefacente farsi sentire, ovviamente, farsi sentire. Anno, te lo chiedo, non finirci. Ma finisci di farci indifferenti, subenti, permanenti, indecenti. Vogliamo più capesante e meno squali, più aureole e meno maiali, meno calcio e più manovali, meno cose e più case, non fatiscenti ancora con i bagni in comune, comodi solo per un sindaco. Quindi meno servizi segreti in tutti i sensi. Tra l'altro molti vogliono confondere le acque con le responsabilità degli annegati o di chi li salva come le ONG. Alta. Allora anche la biancheria intima. Anche la biancheria intima. Intima l'alta. Non ci interessa la via della seta se quella della seta viene chiusa per non far entrare nessuno. C'è un problema del permesso di soggiorno? Bene, lo risolvano subito quelli che in salotto tutte le sere fanno i capi. Allora, indossiamo nuovi capi, lasciamo quelli smessi coi loro scheletri nell'armadio. Che fare? Allora, come cambiare? Allora. Se serve, faremo anche i 30. Allora, ce l'hanno chiesto nell'io centro storico. Ma intanto chiediamo alla cultura, che riesce a tradurre Orazio, ma non Clarabel, che canta, scrive, recita e fa arte, se si può fare tutto questo senza mettere nessuno da parte. Chiediamo al cinema che ci racconti di Dustin Hoffman, letteralmente il destino dell'uomo,
o Wonder Woman, la donna delle meraviglie, ma non nelle sue fattezze, nelle meraviglie che parlano di quelle meravigliose donne uccise, sempre e solo dall'uomo, italiane, afghane, iraniane, siriane, della loro forza immane, senza paura di perdere la vita per riprendersela e ridarla a chi vivrà in libertà grazie a loro. Perché ogni giorno nasce un infinito nel reparto eternità. Allora rinasciamoci sopra. In questa notte dei tempi diamo alla luce qualcosa dopo tutto quello che ci ha dato. Abbiamo ancora bisogno di guardare. Davvero? Non ci bastano le armi di comunicazione di massa, i media mediocri, gli ospiti che fanno i conduttori e viceversa, non capendo che il miglior conduttore è soltanto il rame, deglutendo senza battere ciglio rospi o affogati esuli? Attenzione, nulla esuli stanotte dai nostri occhi chiusi, per poter finalmente arrivare a dire: la rissa è finita, andate in pace. Adesso potete riaprire gli occhi e teneteli sempre ben aperti come porti, confini, menti, braccia, mari e cuori. Vostro sempre Alessandro Bergonzoni. E dopo il discorso di Bergonzoni ci lasciamo con una lettera che abbiamo ricevuto nel mese di dicembre con l'iniziativa Parlami Dentro, ideata dalla Fondazione Casillo. La lettera che leggerò oggi l'ha scritta Maria. Ciao, il mio nome è Maria. Appartengo a una generazione in cui non esisteva la posta elettronica e scrivevo di mio pugno le lettere, le imbustavo, le affrancavo e le imbucavo. Il destinatario era noto, ovviamente. Non è però essenziale che si conosca la persona a cui ci si rivolge scrivendo. Anche chi mette nero su bianco scrivendo un libro non sa chi lo leggerà. Eppure, tante mie letture mi hanno parlato dentro e continuano a farlo. Mi conforta, dunque, pensare che il mio gesto può essere utile a stabilire un ponte con te. Ho piacere a scriverti. Desidero trovare le parole giuste, pur conscia che non è facile toccare l'anima di un'altra persona. In questo avverto un senso di responsabilità. Siamo sconosciuti l'uno all'altro ed entrambi in viaggio, tu con la tua storia e io con la mia, tu con i tuoi errori e io con i miei. Voglio parteciparti ciò che ho imparato di importante e messo in pratica per crescere, per evolvere, per essere felice. Per riuscire, per cambiare vita, non serve altro che l'amore. Anche l'amore per se stessi, bisogna volersi tanto bene. Trascorriamo 24 ore con noi stessi, tra veglia e sonno, ogni giorno. Se non sai chi sei e cosa vuoi, non sai per cosa spenderti ogni giorno e puoi sbagliare facilmente. Devi avere una bussola per orientarti. Occorre dare una direzione alla propria nave senza navigare a caso o addirittura senza seguire la rotta degli altri. Coltivo il pensiero positivo perché mi salva. Mi ha aiutata fin qui a ben indirizzare le mie energie insieme alla fiducia in me stessa. Conosco la gioia di vivere e vorrei che ti contagiasse attraverso il mio racconto. Anch'io, nella mia lunga vita, ho commesso errori. Errori che hanno avuto un peso, una gran portata. Me li sono perdonati a fatica. Il mio percorso è stato segnato da giorni luminosi e da giorni oscuri, come le vite di tutti. Ho conosciuto lo sbandamento, il buio, la sofferenza, le rinunce, le perdite, la malattia seria, la fatica di dover trovare la mia strada. Ho sperimentato che un errore può portare a farne tanti altri se non ci si ferma a ripensare alla propria vita. Credo nella libertà di poterci esprimere liberamente. Credo nel rispetto profondo che bisogna avere verso sé e verso gli altri, verso la vita in qualsiasi forma. Credo che abbiamo il dovere di prenderci cura di noi, di trovare un ruolo che ci faccia sentire realizzati. Ho trasformato la mia vita più volte per essere serena, soddisfatta, libera dentro e felice. Nasciamo in una scena già allestita, senza sapere come stare al mondo, però lo impariamo pian piano, conoscendoci e conoscendo il mondo. E tu conosci te stesso? Conosci il tuo talento? Sai come vuoi vivere una volta che avrai riacquistato la libertà? Ho avuto il dono degli anni e per questo ringrazio profondamente la vita. Ho fatto esperienza dell'essere bimba, fanciulla, adolescente, giovane adulta, donna matura e felicemente vecchia, ora. Nel lungo cammino ho imparato preziose lezioni che mi hanno plasmata. Siamo artefici del nostro destino con il nostro libero arbitrio. Impegnandomi a fondo,
enormemente, sino all'inverosimile. Mi sono tirata fuori da una forma di esistenza non adatta a me, in cui mi sentivo come in prigione, come snaturata. E ho sperimentato che è vero ciò che ha scritto Goethe: nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti non sarebbero mai avvenute. Non sono di certo una persona di successo come comunemente si intende, ma mi sono costruita una buona scala di valori che mi fa apprezzare la bellezza del vivere ogni giorno. Godo ogni attimo e ogni mattino lo godo nel riaprire gli occhi dopo l'incoscienza e il buio della notte. La mattina, quando vi alzate, fate un sorriso al vostro cuore, al vostro stomaco, ai vostri polmoni, al vostro fegato. Dopotutto, molto dipende da loro. Questo è un pensiero del monaco buddista, mi perdonerete la pronuncia, Thich Nhat Hanh, riportato nel libro scritto da Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra, un libro che ho divorato e amato e che consiglio di leggere. La morale è accettare la propria vita per come è andata e fare qui e ora cosa per stare bene. Ti voglio pensare molto resiliente nell'affrontare giorno dopo giorno la vita che sei costretto a condurre nella casa che ti ospita adesso, desideroso giustamente di libertà e con il cuore ricco di speranza, non arreso, mai, seppure tra alti e bassi di umore. So che ci sono mani tese verso di te. Che tu possa realizzare ciò che il tuo cuore desidera per il tuo bene e per quello dei tuoi cari. Che tu possa fare scelte di coraggio per un buon cambiamento di vita e trovare nel cuore sempre fiducia e sempre speranza. Che ti sia favorevole il vento. Ti auguro salvezza, guarigione, salute, amore, gioia, un cuore contento e un lavoro. Ti auguro il coraggio e la voglia di farcela e la forza di crederci. Auguri infiniti, Maria. È il momento dei saluti di fine puntata, redazione liberidentro@gmail.com, oppure scriveteci a via del Tuscolano 99 40 128 Bologna, indirizzando le vostre lettere a casa Don Giuseppe Nozzi, Liberi Dentro di Radio e TV. Grazie a tutte e tutti, un ringraziamento speciale ad Alessandro Bergonzoni per questo contributo. Ci rivediamo domani, stessi orari, stessi canali.